Diritto allo studio e prospettive è il titolo del convegno svoltosi al Museo del Presente a Rende in provincia di Cosenza. La presenza del sottosegretario dell'Università della Ricerca Giuseppe De Cristofaro, dell'assessore regionale all'istruzione Sandra Savaglio, i quali hanno interloquito con i rappresentanti dell'Università della Calabria, i professori Nicola Fiorita e Giampaolo Iazzolino, quest'ultimo delegato dal rettore per il diritto allo studio. Naturalmente la pandemia, che purtroppo non è finita, come sappiamo, che stiamo fronteggiando, ovviamente tende ad accentuare un elemento di diseguaglianza sociale e noi dobbiamo intervenire invece esattamente per scongiurare questo. Peraltro io penso che abbiamo paradossalmente un'occasione, perché proprio il coronavirus ha probabilmente alzato la soglia di attenzione da parte della popolazione. C'è oggi una grande attenzione verso quello che si fa nei confronti della scuola, nei confronti dell'università, nei confronti dell'intero sistema formativo. Abbiamo anche un'opportunità che è data dai fondi europei, che dobbiamo ovviamente saper spendere bene, immaginando interventi strutturali. Dobbiamo insomma cercare di trasformare questa di oggi, che è sicuramente una fase di crisi, in una possibile opportunità, se possiamo dire così, e dobbiamo farlo innanzitutto a partire dalla tutela del diritto allo studio, soprattutto per la condizione di tutti quelli che provengono da un ambito più svantaggiato. Qui abbiamo una grande peculiarità in questo territorio, peraltro una struttura di eccellenza. Abbiamo ancora il fatto che in questo territorio anche chi non viene necessariamente da una condizione di partenza favorevole può accedere alla massima formazione. Dobbiamo implementare questa cosa, dobbiamo sostenere con forza il diritto allo studio, dobbiamo aumentare il numero delle borse, dobbiamo avere il sostegno quanto più largo possibile. Spero che il governo su questo possa dare e sappia dare le risposte che servono al territorio. Come regione abbiamo aumentato le borse, quindi tutti i diritti allo studio, quelli che hanno diritto alla borsa l'hanno avuta. Bisogna mantenere questo trend positivo e considerare che comunque le università del sud, come la nostra, sono penalizzate dal governo perché entrando meno tasse studentesse, degli studenti, perché i redditi sono più bassi, eccetera. Il governo ci manda meno soldi come università, questa è una storia nota, adesso ne ho parlato con il sottosegretario De Cristofaro, lui lo sa benissimo e cercherà di correggere questa cosa.